Ma cosa sta facendo? Una cesta per la frutta a tavola. Quindi una cesta per la frutta a tavola come si faceva una volta? Una volta, ai tempi. Che materiale sta utilizzando? Verga di castagna. È un frutto misto, diciamo, mischiata. E le canne. Ma come hai imparato? I miei antenati sono tutti i cestai. E si faccia più di là. Quindi siamo d'eredità. Da generazioni, quindi? Da generazioni. Mio padre, i miei zii, mio nonno, mio bisnonno. Da me si fermano tutte le cose, i miei zii, tutti i cestai. Quando muoio io si fermano tutte le cose. Quindi non c'è più nessuno che vuole imparare quest'arte dai giovani? No, no, no. I ragazzi ballano. E c'è interesse. A che età ha fatto il primo cestino? A 10 anni. A 10 anni? E ce n'ho 82. Si immagina come li faccio le ceste. Complimenti, a 82 anni quindi ancora riesce a portare avanti sì, quest'arte. Sì. Ci vuole pazienza e anche fatica. E forza. E forza. Si possono realizzare tanti altri oggetti? Sì. Come si fanno panieri, ceste con i manici, facciamo la cesta per la legna, facciamo il paniere per raccogliere i funghi, insomma si vendono. Ecco, lei crede che quindi quest'arte poi tra qualche anno non ci sarà più? No, io penso di no. Ai giovani che messaggio vuole lanciare? Ai giovani, di ballare come hanno ballato. Si mette più là. Quindi noi invece vogliamo ricordare quest'arte, l'antica arte del cestaio. Grazie del suo. E le facciamo i complimenti anche perché due volte, anche perché ha 82 anni lei continua a svolgere questa attività. Quanti ne realizza? Il tempo, non è che ne faccio. Diciamo che faccio allenamento. Quanto tempo ci vuole per realizzare un cesto? Un'ora, un'ora e mezza, due ore. E quello che è pratico, il dilettante ci mette due giorni. Già. Ce ne è che cominciano oggi, io finisco la settimana che c'è. E la materia prima la procura direttamente lei, la va a cercare? La raccolgo io. Faccio tutto io. Vado nelle campagne, raccolgo la verga di olivo. Mi passa il tempo, diciamo. Ormai è diventato un passatempo. Le chiediamo solamente come si chiama? De Salvo, di Capodorlando. Signor De Salvo, ancora una volta complimenti per mantenere viva quest'arte. Speriamo grazie. Questo video possa essere condiviso e qualche giovane magari la possa incontrare. E le possa chiedere di imparare quest'arte e quindi mantenere vive le nostre tradizioni. Speriamo. Perché una volta si facevano spesso i cesti perché servivano, non erano semplicemente un oggetto di bellezza, ma erano oggetti di vita quotidiana. Per le delizie, una volta si facevano le ceste per portare la pietra, lei non se le ricorda perché è giovane, si portava la pietra sulla spalla, era una cesta tipo così. E noi ne facevamo parecchi, facevamo i panieri per la raccolta dei limoni, ne facevamo a centinaia, a migliaia. Addirittura. Poi è subentrata la plastica e un po' ci ha spostato. Diciamo. Però la plastica inquina, invece questi cesti no. Ma più che altro era perché nei nostri panieri i limoni non si maltrattavano, capito? Perché li mettevamo in sacco, là ce n'è uno, non so se l'hanno dato. Ci mettevamo un sacco così che i primi che si gettavano i limoni dentro il paniere non si maltrattavano, capito? Questo è il discorso. Ora il paniere non si usa più perché si usa quello di plastica.
ma l'originale è il nostro paniere alla, di 50 anni 50 fa. Anni fa. Esatto. Bene, bene. Abbiamo sempre noi praticamente, manca sempre per me, quello che faccio faccio io, lo vendo sempre. Quindi sono tanti poi curiosi che... Faccio un sacco di cose, faccio praticamente fotogiornale, faccio il paniere per i funghi, faccio la cesta per la legna, faccio il paniere per il balcone, insomma... Ha 82 anni, lo ricordiamo. 100 di questi giorni. 100 di questi giorni e 100 di questi anni. Grazie, 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 grazie.